45. La parte interna. Sto facendo l'equilibratura. E come sta andando? Sta andando bene. Ti piace venire qui? Sì. Perché ti piace? Perché è un lavoro da grandi e posso riuscire a farlo. Al Meccanicotto, l'officina dell'Istituto Cottolengo di Torino, Lollo sta imparando a fare il meccanico. L'officina, gestita da ragazzi autistici, ha aperto da appena 6 mesi ed è già un successo. I riscontri sono tutti molto positivi, perché i riscontri sono appunto dei clienti che apprezzano il lavoro che viene fatto, le famiglie dei ragazzi felici di vedere il loro ragazzo che non va in un posto dove viene in qualche modo accudito, ma come tutti va a lavorare. L'idea è nata per la grande passione che questi ragazzi hanno mostrato per le automobili. Così, con l'aiuto di FCA, che ha costruito l'officina, il progetto ha preso corpo. Abbiamo iniziato formando dei formatori che hanno poi preparato questi nostri ragazzi che lavorano qui al Cottolengo, per fare delle manutenzioni sulle vetture del parco del Cottolengo stesso. Diciamo che si tratta di interventi abbastanza facili, ma che danno la possibilità a questi ragazzi di entrare nel mondo della riparazione delle vetture. Di insegnare a un ragazzo autistico, starlo dietro, è una cosa che non è da tutti. Ci vuole volontà e anche un po' di umanità. Pian piano stiamo facendo sempre più cose e adesso loro sono quasi pronti per agire quasi da soli, con alcune procedure di meccanica di base, che sia un cambio gomme, un tagliando, un cambio candele. Per ottenere questo risultato, qui da tempo si lavora su un percorso di formazione che parte dalle scuole medie, come per Fabio, che ha scelto il progetto Chicco Cotto e sta imparando a gestire i distributori automatici della scuola. E non è il solo. Abbiamo 20 ragazzi che si dividono tra chi frequenta scuole superiori e quindi è inserito all'interno del contesto dell'alternanza scuola-lavoro, e altri ragazzi invece che sono i nostri delle medie, che iniziamo in anticipo la formazione in modo tale che poi possano proseguire alle superiori, e poi abbiamo 3 ragazzi che allo stato attuale iniziano ad uscire, ad andare a riempire le macchinette in giro per la città. Perché qui chi impara bene il mestiere poi lavora. Sono assunti da noi tra una e l'altra cooperativa, siamo adesso circa 8-10 ragazzi, con però dietro una forza lavoro che si sta sviluppando, e noi puntiamo nel giro di pochi anni di arrivare ad occuparli tutti, non solo nelle nostre cooperative ma anche in quelle che possono essere le attenzioni dell'esterno. Bisogna solo far capire che sono molto bravi. 5. Dunque, professor Mar-